È fondamentale perché si tratta di un'opera importantissima per collegare tutto il corridoio scandinavo all'Italia, quindi dalla Scandinavia fino all'isola di Malta, passando poi a sud anche per il nuovo ponte sullo stretto che verrà realizzato, tutto passerà sul Brenner. Oggi abbiamo tensioni sull'autotrasporto, domani ci sarà una grande capacità ferroviaria, qua si realizza l'opera più importante a livello europeo ferroviario, sono 64 chilometri alla fine di gallerie che collegheranno sostanzialmente il nuovo tunnel ferroviario sotto il Brennero fino alla circonvallazione di Innsbruck, abbattendo i tempi di un'oltre un'ora per i passeggeri e anche di più per le merci, ma soprattutto consentendo treni più lunghi e più pesanti, facendo diminuire il costo delle merci e rendendo sostanzialmente usufruibile da tutto il settore industriale mitteleuropeo il sistema logistico italiano. L'importanza è la transizione ecologica, che sia però socialmente ed economicamente sostenibile. In questo caso lo è, perché vuol dire togliere camion dalle strade, vuol dire diminuire l'inquinamento, vuol dire anche un cantiere come questo creare tanti posti di lavoro e anche in prospettiva dare sviluppo a tutto il territorio del Trentino e dell'Alto Adige. Questa era la tratta sicuramente più complicata, sono riusciti a sottoattraversare le infrastrutture, i binari, la statale, ma soprattutto l'Isarco, e questo nel rispetto dell'ambiente. Questa è un'opera ingegneristica davvero di valore europeo, e adesso siamo molto vicini a poter completare tutti i lavori di scavo della Galleria del Brennero, che sarà la galleria più lunga del mondo e collegherà l'Austria e l'Italia, l'Italia e l'Austria, i popoli europei, il nord e il Mediterraneo, e soprattutto avvicinerà i popoli. Quest'opera è così importante perché è l'opera di accesso al tunnel di base del Brennero e del passante alpino più importante dal punto di vista ferroviario al mondo. Tunnel più lungo al mondo, alle spalle vediamo il fiume Isarco che ci ha accompagnato nella realizzazione di quest'opera. Opera che è stata fatta nel rispetto della natura, sotto attraversando infrastrutture importanti e soprattutto sotto attraversando il fiume. Il progetto prevedeva di dover spostare il letto del fiume per poter realizzare la galleria, ma una scelta ingegneristica che oggi cito con orgoglio è quella di aver voluto scavare la galleria sotto il fiume senza spostarlo, garantendo così la possibilità di contenere i fenomeni atmosferici come la natura se li è disegnati. E noi siamo riusciti in questo, lo abbiamo fatto nei tempi e siamo orgogliosi di poter dire che il primo lotto costruttivo del tunnel di base del Brennero oggi è stato ultimato con successo.